Indovinate chi ha un raduno a 500 km da casa domani? Io! E indovinate chi non ha nemmeno una moto pronta per il raduno di domani? Sempre io! C'ho qui le plastiche nuove da mettere sul K, ma non lo faccio perché il K fa cagare e quindi mettere delle plastiche nuove su un K che fa cagare farebbe solo cagare. Quindi quando avrò le grafiche pronte, metterò le grafiche sulle plastiche e metterò le plastiche sulle grafiche. Sono dislessico, non so quello che sto dicendo. Adesso sistemiamo il K perché deve funzionare per domani. Benzina che costa 4 euro al litro? Non c'è, perfetto. Tanto ce l'ho io la benzina che costa 4 euro al litro. Oh porca troia. No, queste gocce costano tanto. Mi sono caduti 2 euro di gocce. Tornate dentro. Ah, ho perso 50 centesimi di benzina così. No, non uscire, che costi troppo. Allora, con molta delicatezza, infiliamo il siringotto, mettiamo questo qui, on, e aspettiamo questo bel minutino d'attesa. Vi racconto in breve cosa succederà in questo video. Sistemo il K, vado a 500 km da casa, faccio un raduno, cado col K poco ma sicuro, torno indietro e il K è di nuovo da sistemare. Sì, ma quanto mi sta costando sto pieno? Facciamo un calcolo, il serbatoio sarà, 7 litri. La benzina costa 4 euro al litro oggi, quindi questo pieno mi sta costando 50 euro, porca troia. Fermo, che se esce, qua sono soldi. Oh, se la sta ricciucciando indietro. Benzina, fatta. Adesso stiamo attenti a non consumare nemmeno una goccia. Questo facciamo andare così a vuoto. Queste qui sono gocce da 20 centesimi l'una. Teniamole tutte dentro. Ok, adesso abbiamo fatto benzina. Apriamo benzina, apriamo l'aria, mettiamo in moto. Perfetto, il K è sistemato. Ok, il K è sistemato e pronto per il raduno. Forse perde un po' di olio. Forse perde molto olio. Lasciamolo qui per sicurezza. Non prendiamo la cacca. Schivatona. Vediamo il livello dell'olio. Così non vedo un cazzo. Ok, l'abbiamo quasi finito, quindi facciamo un bel rabocchino d'olio. E poi questa vite qui non la mettiamo perché non ce l'ho. Teoria, lo scarico è ben fissato. I tamponi sono su, quindi manca solo l'olio e il K è pronto. Wow, che figata. Qui c'ho un po' di olio, forse avevo messo il 10,40. Questo è un 10,50, ma sì, va bene uguale, giù fa più caldo. Prendiamo una pinza, apriamo il tappo e rabocchiamo all'incirca di un litro. Ne metto di più così dura di più. Forse è meglio prendere un imbuto. No, dai, sono abbastanza bravo. Ma che mano ferma ho, anche senza imbuto riesco a far entrare l'olio. Adesso sorge un altro problema perché c'è troppo olio, lo spioncino è tutto pieno. Andiamo a togliere un po' di olio per sicurezza. Ciucciamocelo con questo siringone. Oh, guardate anche l'olio com'è bello pulito del K. Ok, come vedete adesso il livello dell'olio si è stabilizzato. Il K dovrebbe star così e siamo a livello. Non ci voleva tanto. Avete visto com'è veloce la manutenzione da fare su questo K? Ok, l'ho messo a fianco alla Ninja per fargli un po' compagnia. Adesso misuriamo la pressione delle gomme e vediamo quant'è. 0,65, va benissimo. Praticamente se non metto la camera d'aria dentro, metto solo la gomma, forse è anche più gonfio. Benzina c'è, olio c'è, le gomme va bene solo quella dietro, quella davanti non la uso. Altre cose da fare, targa e frecce almeno, per farlo sembrare in regola. Andiamo a prendere un codino. Io non posso farmi 500 km senza targa, giustamente, e senza frecce. Ecco qui, due bellissime frecce funzionanti. Adesso le andiamo a installare. Iniziamo col tagliare la parte inutile delle frecce, il cablaggio, lo tagliamo via, prendiamo una bella vite autoperforante e qui ci mettiamo una freccia. Più o meno facciamo la stessa altezza. Le frecce le abbiamo montate, adesso devo trovare la targa. Iniziamo a montare il portatarga. Adesso si può montare questo bellissimo portatarga di GT Lab personalizzato con la scritta Husqvarna merda, cioè tanta roba. Svegliamo la targa. Per targa intendo la sella, ovviamente. Ripeto, sono dislessico. Ma no, è fatto così l'interno di questa moto, bello. Ok, almeno così è in piano. E ci piantiamo dentro altre viti. Allora, vediamo dove metterle. Quella lì per terra. Una la mettiamo qui. Rimontiamo la sella correttamente. Rimane un po' alta.
Oh, con un bello schiaffettone va sempre su tutto. È caduta anche una rondella. Dove è andata la rondella? La rondella quella bella. Non c'è più la rondella. Lo metto senza rondella e vaffanculo. Cioè, guardate comunque che figata. Adesso c'ho il portatarga. Ah no, però non lo posso chiudere. Ah, invece sì, si può anche chiudere. Poi si sposta lo scarico e si apre, perfetto. Targa e frecce montate. Il K adesso è in regola. Cioè, guardate anche che bello che è. Così il K è finito e siamo pronti per andare al raduno. Ci vediamo domani. Ops. Ma perché non lo centro? Allora, l'obiettivo è qui. Ci vediamo domani. Non è difficile, cioè, devo stare un po' più sulla... Ciao raga, ciao. Minchia, parte al primo colpo. Cos'è sto fumo? Suo bello, passo di qua. Raga, sono a 500 km da casa. Faccio un raduno. Non è ancora iniziato perché inizio tra mezz'ora. E guardate quanta cazzo di gente c'è. Abbiamo pure le moto da stunt oggi. Raga, io non mi aspettavo così tanta gente e... Bella! Allora, adesso devo imparare un po' la strada, scaldare un po' la moto, scaldarmi un po' io e poi posso impennare bene. Alla raga! Sento la strada un po' in pendenza, non so se è un problema mio della moto o della strada in sé. Adesso ci devo prendere un attimo confidenza. Bel mezzo, cazzo! Cazzo, non frena! Cioè, provo a grattare la targa! Come si solleva il K, prendete il muso e lo tirate su e lo mettete dove volete. Che cazzo fa sta moto? Squadra merda! Surprise, surprise, motherfucker! Raga, è una cosa allucinante, cioè faccio un raduno così in centro Italia, tanto per, il raduno inizia alle 3:30, sono le... Cusquarna merda, il raduno non è ancora iniziato, guarda quante cazzo di moto ci sono! Pure i passanti qua sono felici di fare un raduno. Livello pericolosità sto raduno altissimo perché ci sono tutti in strada. Però è una bomba, raga. Non frena un cazzo! Piacere, Pachi. Bella raga! Sono te ma non sono te. Sei Pachi femmina! Raga, che spettacolo! Non mi aspettavo così tante persone però. Ciao GoPro! Mio telefono! Guardo! Oh, bella raga, sono Pachi! È bella! Questa la schiacci, rimane schiacciata! Tutte le volte la devo buttare fuori! Tu hai avuto un botto di culo perché sei davanti a me, hai già il casco. Questo lo dai a qualcun altro e impegni dietro di me. No, dai, qua c'è posto. Vai, e tu davanti. Metti il casco. Tanto la cosa bella, se mi schieno, intanto ci sei prima tu. Tu ti salvi per due perché poi ci sono io di mezzo. Allora, se fossi una tipa anche rivolto verso di me, non lo sei, ti giri. Prego.
è che non vedo un cazzo col casco. Praticamente è come impennare con gli occhi chiusi. Spostati leggermente sulla... Ok? Ci siete? Mi si alza il casco, non vedo niente. Ma è 125? No. Puttana, quanto cazzo è bello! Anch'io no! Perché ci sono loro e io no? Sessione enduro! Che figata! Ma se sei sincero? Io non ho mai capito che cazzo sei, qua mi stanno a dire. Io pensavo era venuto Pachi veramente con l'Opac. Pachi il cantante è venuto dopo di me. Ti direi sì, a volte faccio anche lo youtuber. Che video fai? Del cazzo. Però sono belli a volte, eh. Cioè, sì, tipo questo qui è un video del cazzo. Però verrà bello. Di solito è così qua? No, quando ci veniamo noi ogni tanto io tutti soldi qua. Eh? Vengo le caramba, ma non ci dico un cazzo. Tranquillo. L'importante è non mi fate male. No, no, quello no. Questa sessione enduro che non volevo fare enduro è stata puramente casuale. Oh bella! Ma conoscete Pachi TVC? Sì. Ah, grande allora! C'è una puzza di olio bruciato in sta cazzo di moto! Raga, una cosa importante, vi volevo comunicare una cosa. Sono un coglione, ma raga, un coglione che guarda quanta gente riesce a tirare in mezzo. Cioè, mi fa un botto piacere che un coglione come me, con video di merda come che faccio io, riesco a coinvolgere così tante persone a 500 km da casa mia, raga. Non so, è davvero una cosa bellissima il mondo dei social, perché riesce a riunire così tante persone da tutte le parti del mondo. Aspetta, ve lo dico dall'altro senso così vedrete altre persone. Non mi ricordo più cosa stavo per dire, perché ho dovuto girare, quindi il mio cervello si è collegato per girare e quindi ha scollegato quello che stavo dicendo. Però raga, davvero, quando vedrete questo video, grazie a tutti voi che siete qui, grazie a tutti, non venitemi addosso. Grazie anche a chi non è qui, grazie a tutti quelli che mi seguono. Raga, è una cosa fantastica. Ho creato davvero una grande famiglia. E quella sta con lo squarna merda qua. Che spettacolo. Stavo cadendo. Squarna merda. Tu per questa frase hai l'onore di slimitare. Vai, vai! Infogniamo il K qua. Riposati un po', moto. 125? L'avevo notato. Adesso ho tra le mani un due tempi che non sono capace. Ecco. I due tempi non sono capace a impennarli. Questo non capisco perché. È un mio bug. Se io impenno in prima. Non sono capace due tempi. Però questo qui è uno di quei due tempi dove fa bene. Proviamo a farlo. Puttana, ma che cazzo di 125 è che viene su sempre? Alexa, spegni KTM. Finché non c'è. Spenta. Ah, al cavalletto. Con le fascette, quattro fascette fatte benissimo. Vai, alzami che faccio la storia. Aspetta, se mi metto in punta di piede sono più alto. Ma no, aveva il torcicollo. Vabbè, gli passa. Sono spugnato sopra una persona, però vabbè. Questo è raduno e non mi aspettavo così tanta gente a 500 km da casa. Oh, ti ha spugnato un pacchi sulle palle. Dai, gnomo armato di ascia, vieni qui. Fino a qua giù. Una rottura di cazzo perché è tutta dritta la strada. Però per il resto ci sta, mi piace anche la zona. Tranquillo.
la tua mano. Perché faccio passare male. Mi metto in strada io nudo. Te che dici, ti piace? Io pensavo, boh, 100 persone, va bene. La cosa che hanno sbagliato è che non l'hanno fatto in stagione. Perché molti mo' c'hanno le moto ferme. Non voglio immaginare in stagione com'è. No, però dopo gli devi mandare la foto del culo. Compa... Allora anche tu. No, no. Pensa che quando vedi la foto paghi. Guarda. Facciamoci una foto. Vai, squarna merda qua a parte. Ho registrato il pin, ti ruberò il telefono. Io sto finendo la voce. Oh, ma chi è cazzo è Paki? Ma fai le foto con qualcuno di famoso, non con Pirla. Forse c'è un po' troppa gente. Malati, malati qua. Viusta la volontà. Minchia, viusta la volontà per forza. Quante vuoi? Due, così uno lo mangi. Raga, che spettacolo. Quanti siamo? Sulla mano. Ma tipo se uscissi una foto tipo di un tuo face reveal così a mezzo a tutti? No, esci il face reveal del mio c***o. Va di più, va di più, fidati. Andiamo. Sto mangiando i biscotti, però voglio qualcosa di più sostanzioso. Andiamo nella location della grigliata. Facile così. Questo è un cazzo di oro. Ancora non sono pronti, oh. Vabbè, torno dopo quando ci sono i bus. Bella. Le cose fondamentali a un raduno sono queste: avere i viewster a portata di mano. Tutti mangiano tranquilli e io mo col casco che due coglioni. Chiusura finale per YouTube. Raga, grazie. Ci vediamo in un altro video.